Questa mattina in corte d'appello all'Aquila l'udienza del processo per la tragedia di Rigopiano a Farindola, disastro, lo ricordiamo, avvenuto il 18 gennaio del 2017 quando una valanga spazzò letteralmente via l'hotel provocando la morte di 29 persone. In primo grado quasi tutti assolti, i 30 imputati, la sentenza è annunciata per questo pomeriggio, ma per tutti i dettagli di questa mattinata, già lo vedo in collegamento, c'è Luca Pompei che saluto e che si trova anche insieme alla collega Simona De Leonardis del Centro. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Paolo, sì, la lettura del dispositivo in un primo momento era stata annunciata non prima delle 16, ma potrebbe avvenire anche prima, tra le 15 e le 15.30, questo perché questa mattina la convocazione dell'udienza intorno alle 9.30, nessuno ha inteso fare delle repliche, per cui la Camera di Consiglio del Collegio dei Giudici, presieduto da Aldo Manfredi, si è riunita già dalle 10 di mattina. C'è tanta attesa, qui ovviamente le televisioni da tutta Italia per questo importante appuntamento, per questa fase conclusiva del processo di secondo grado per la tragedia di Rigopiano, che come dicevi giustamente tu, quasi esattamente un anno fa ha visto una sentenza di primo grado particolarmente discussa con ben 25 assoluzioni e 5 sole condanne. Rispetto alla richiesta della pubblica accusa che aveva chiesto solo 4 assoluzioni e 26 condanne. Abbiamo visto anche diversi parenti delle vittime qui presenti in aula, sono tutti particolarmente tesi. C'è anche la collega Simona De Leonardis che ha seguito fin dal primo momento questa tragedia e che conosce bene un po' tutto il quadro della situazione. Intanto a lei chiedo che sensazioni ha. Beh, è difficile dirlo. La speranza è che comunque i familiari delle vittime, ma anche un po' l'Italia, riceva una risposta proprio dallo Stato, dalla giustizia, perché quello che è successo a Rigopiano è una cosa che non può più risuccedere, qualunque siano le responsabilità. Arriviamo dopo 55 mesi di processo, perché la prima udienza iniziò il 16 luglio del 2019, prima della pandemia, quindi è stato un percorso duro, pieno di dolore, ma anche di attesa per questa giustizia che oggi i familiari aspettano in uno stato, come hai detto tu, di grande tensione, ma comunque di ancora fiducia, ancora grande fiducia. Tensione che abbiamo registrato, Paolo, anche da parte di molti avvocati degli imputati. Questo a testimoniare il fatto che c'è molta incertezza su quello che potrebbe essere la decisione del giudice Aldo Manfredi, Simona. La cosa che potrebbe dare qualche risposta diversa probabilmente è il secondo troncone, quello sul depistaggio, probabilmente da lì potrebbe uscire qualche novità, però stiamo a vedere. E so che voi del centro in questi giorni ne avete puntato molto sulla famosa telefonata di Gabriele D'Angelo. Eh sì, perché lì è una telefonata lunga quasi 4 minuti in cui il cameriere dell'hotel spiega per filo e per segno quello che sta succedendo lì, e poi questa telefonata sparisce dopo la tragedia quando si scopre che Gabriele è morto. E su questo si è aperto un secondo filone, su questo ci potrebbero essere delle sorprese oggi, sì. Benissimo, ringraziamo Simona De Leonardis del Centro. Paolo, allora tendenzialmente, ripeto, lettura del dispositivo era prevista per le 16, ma stiamo vedendo delle persone tornare tra avvocati e parenti delle vittime, quindi probabilmente potrebbe essere anticipata tra le 15 e le 15.30. Poi a noi della stampa è stata riservata un'aula apposta dove ci verrà consegnato il dispositivo, poi ci sarà una sorta di edizione straordinaria con il nostro direttore Carmine Perantuono per darvi in diretta quanto ha stabilito il giudice Aldo Manfredi qui all'Aquila in corte d'appello. A te.